sono tre arbitri che controllano, uno sulla matrassina e due fuori, e quello sulla matrassina dà il punteggio. Questa è un'azione da tre punti, per cui diciamo che Nando, lui è Nando e lui è Daniel, ha preso tre punti, che l'arbitro conferma alzando, siccome che i due atleti hanno due costumini diversi, uno rosso e uno blu, e anche l'arbitro ha due maniche delle cose con i polsini rossi e blu, a seconda di chi fa l'azione, di chi dà il punteggio alzando. E gli altri due arbitri confermano se c'è stata veramente l'azione giusta, se non ci sono scorrettezze. E questa pressione, no? Porta a essere si vede già che l'arbitro la praticamente da suo determine con la tua scena della testa. Secondo me sono tre punti, ma ho vinto l'incontro perché lui è esaminato. A meno che non fa il ponte, per potersi difendere e cercare di, perché alla fine non bisogna farsi schienare, bisogna reagire, no? Per cui uno cerca in tutti i modi di scappare. Qui facendo il ponte cercando di non farsi schienare, perché uno vuole arrivare perlomeno alla fine, dei tre minuti, perché basta un minuto per vincere un incontro, a recuperare i punti, eh? Sì. Adesso fa una pressione di uno stato. E poi a terra. Questa è una versione di grande antico, l'altro sono 5 punti. Sì, sì. Notate questa cosa, notate questo, non è che si fa male l'avversario, no? In modo, non è molto tecnico, devi atterrare l'avversario, quelli sono lei, non ci sono strangolamenti, non c'è niente, cioè, la tecnica è l'avversario giusto, è vero poi, non facciamo vedere. L'unico modo per difendersi è quello di fare il ponte. Fai il ponte, guarda, scappa via, Dani. È logico che ci sono delle tecniche, delle posizioni per poi fargli evitare di fare il ponte oppure. Non c'è che scappare dal ponte, allora, una cosa, nella lotta. Come penso poi con la maggior parte di sport, è tutto nella testa. Ogni azione che uno fa c'è una difesa e ogni difesa c'è un contrattacco, per cui nella lotta e negli altri sport che cosa succede? Che quando gli attacco, e poi con l'esperienza sicuramente, lui già dalla mia posizione prevede che cosa io posso fare e per cui a volte ci sono delle finte, delle per far sì che io possa entrare per tirare dei colpi. È logico che se lui si difende io poi devo passare successivamente a un altro colpo, ma in un attimo, cioè per cui in un attimo devo pensare che cosa devo fare. Per cui anche la testa rimane comunque molto attiva. Ok? Adesso vediamo se vi facciamo. Quindi sotto il braccio, cintura, ginocchio a terra e uno dietro. Ok? Adesso facciamo. Piano, cintura, collo, pettine. Facciamo un danno, spingi sotto i piedi, passaggio di piedi, cintura, ok? Più o meno anche qua studiamo il suggerimento. Thank you.
sopra di lui. Una cosa è una volta, bisogna farsi sentire, non dobbiamo stare staccati, ma si lavora con tutto il corpo, ok? Per cui vado a prendere il suo braccio, una mano su, una mano giù, tiro e spuro. Una vicenda, ogni vicenda c'è un controattacco, ok? Per questo cosa facciamo? Se io entro così, uno e due, e vado a tirare questo gruppo, la sua difesa qual è? Quella di mettere fuori la gamba. Per cui io adesso posso spingere quanto voglio, ma non ce la faccio. Allora cosa faccio? Il mio controattacco è questo. Il problema però è che prima di tirare questo colpo c'è una difesa, perché se lui prevede e può immaginare quello che io voglio fare, non mi fa andare a, non mi fa andare a tirare il colpo, perché io da questa posizione non ce la faccio. Allora io devo cambiare, ok? Devo cambiare, potrebbe essere qualsiasi altro. Un arrotolamento, questo è un arrotolamento, un'altra variante, insomma. Ma sono ci sono tantissime, insomma, questo è il più semplice. Vi faccio vedere proprio due cose così, per farvi. Nella lotta libera ci sono gli intrecci, per cui da questa posizione io posso andare ad intrecciare, per cui infilo dentro la mia gamba, ok? La sua difesa è quella di non farsi tirare, ok? Perché io da questa parte, da questa posizione, l'intreccio va tirato da questa parte, ok? Perché io vado a lavorare in questa posizione, ok? Allora la sua reazione è quella di difendersi, ok? A questo punto io cosa faccio? Vado a chiudere questo. Proiezione, un'altra variazione, un gol e contro gol. Per cui, come vi dicevo prima, avevo il colpo, avevo il contraccolpo, per cui io devo pensare, come si mette, non ho tanto tempo per pensare quello che devo fare mentre sto lottando e vado a chiudere un braccio. Questa è una chiave di braccio. Questa è la chiave di braccio, non posso costerla, e poi lavoro sul braccio. Blocco questo braccio, perché sono io che non devo fare questi passi di spazio. Vado a bloccare il pugno. Stiro verso giù e spingo col petto fino a farlo girare. Con la spalla. Lo puoi far vedere anche dall'altra parte, perché magari c'è i mancini oppure... Ah, questa cosa, ok, mi faccio sentire, perché io lavoro con tutto il corpo, e mi faccio sentire sempre. Dal momento che non mi faccio sentire, lui scappa. Ok, scendete così solo, scendete che ci pensa. Vado solo per una, tiro verso di me, e spingo. Bene.
possiamo fare più o meno simile. Quando ho difficoltà a prendere con tutte e due le braccia questo braccio qua, ok, perché lui si difende un pochettino, vado a prenderlo con un braccio solo, ok, questo, perché mi è più vicino, perché se lui si difende un pochettino, io comunque riesco ad andare a prendere questo. Con questa, se mi rimane lì, vado a prendere dentro qua, ok? Vicino al ginocchio. Cosa faccio? Blocco questo, questo lo soltanto bloccare, che non ce la faccio a tirarlo, non sono fortissimo da poter tirare il braccio verso di me, ma devo semplicemente bloccare e sollevare. Mi avvicino nessuno. E l'hai già schienato? Sì, non va in fondo, però è quasi schienato. Ok, per cui vado a tirare questo qua nel ginocchio. Questa qua, fuori meno questo, ma blocco questa, e spingo il mio corpo da qui. Tengo il cadavere, non così, ma vado proprio a abbracciare su questo mano e poi le faccio. E vado a schiacciare con questo il mio corpo. Stando attento, quello che vi dicevo prima, non essere troppo avanti, perché la sua reazione è quella di girare. Ok? Allora, devo trovare la posizione giusta con il petto e con il mio peso più in là, perché se lui si gira per potermi girare non ce la faccio, non sono pesante. Se sono qua, se la va. Ok? Puoi fare le livelli della tavola, così almeno non diamo la parte. Allora, stessa cosa. L'origine era questo, lui si difende, allora vado a prendere con questo. Ok? Vado anche a spostare leggermente la testa. Questa va sotto, vado a prendere la misura del ginocchio. Ok? E vado a sollevare. Blocco questo e scivolo. Questa la tengo sempre stando attento a non andare troppo in là. Ok? Per cui va, sto indietro, però devo cercare di mettermi in piega. Ok? Se non riesco a mettermi in piega perché sono troppo indietro, e se per mettermi in piega devo andare troppo avanti, lui mi gira, giro verso la sua testa. Ok? Thank you.
si va, adesso faccio vedere, io entro e lì non sta navigando per il dentro, ok? Io entro lì, non sta navigando. E mi fanno mettere le braccia intorno alla mano. La mia testa mi potrebbe far chiudere sopra i gomiti, uno e due, e di venire stretta a me. E non faccio altro che sedermi o da una parte o dall'altra, o indifferente. Scusi, ma la mia è chiusa in questa posizione, stringo intorno a me, gambe divaricate leggermente, e lui da questa posizione non va da una parte né dall'altra. Vale.
era così, prima di la madrolina. Se voi pensate, io ho fatto la mia prima gara, pesavo 38 kg. Per cui avevo 12 anni, pesavo 38 kg. Era fatta a Roma, quindi la gara nazionale. E ha vinto, ha fatto prima. Ha vinto 6 titoli italiani, è stato in nazionale, ha fatto ottava ai mondiali. Praticamente, per dire che è ovvio, ma si fanno attività sportiva, io dico, non vuol dire niente. Io, a me è successo a me, ma che ho iniziato a fare la cosa. Io la moglie anche fare sempre il piacere. Un piccolo aneddoto. Allora cosa facevo io? Un po' sminizio, sai la lotta, sempre mezzi eccetera, eccetera. Un giorno mi prende uno che faceva visto il sistema di lotta, cosa dice, ma ha visto che io mi spiego abbastanza bene, mi pensa di altri, dice, perché non viene a fare lotta? Allora mi ha portato una palestra a Napoli, il centro di Napoli, una palestra di lotta. Poi c'era un maresciallo di legge del fondo e faceva l'istruttore. Quando mi ha visto? No, chi era piccolino a me, pensavo poco. No, è troppo piccolino, c'era il cielo. C'era un altro, una parte di giro, ha detto il signor, questo maestro, che se un ragazzo lo vuole fare, faccio lo fare, se vede che non ce la fa, non ce la fa. Dopo 6 mesi, ho fatto tutti i ragazzi che avevano più esperienze di me, ed erano più pesanti di me, per dire. Non vuol dire niente, la cura del tipo è magro. Ho pian piano ho fatto un fisico e quando certo punto, non era lotto, ma solo lotto, mi pagavano tutti i Napoli per fare i ragazzi che ti chiedono così, che non ho mai fatto fisico, mai. La lotta mi ha aiutato in modo veramente eccezionale che mi pagavano. Quelli che facevano i pesci per vedere io sui manifesti per strada che c'era questa palestra. Per dire, non vuol dire mai per fare un niente. Quindi anche i cartini, quelli che si vengono. Un lavoro in palestra abbastanza piacevole, che ovviamente mi piaceva per farlo, e poi pian piano si cresce e il fisico si fa automaticamente, perché la lotta è uno sport che è tutti usi, è come il nuovo, anche di più, anche le orecchie, allora le mie orecchie, sono due, sono scolose, sono un'altra domanda, ma lei alle Olimpiadi il miglior piazzamento che ha fatto? E ho fatto la volta quarta e la volta prima. Però mi hanno rubato bene, no perché era solo quarto brucia, alle Olimpiadi, tra le Olimpiadi, al mondo, prima era così, si divideva, ha fatto Ovesta, ci tengo. E poi gli altri decidevano di andare in gol di più, io ho fatto il bus, 3 alla 1 e la vittoria al bus. Vedete che c'è un 2008 un più, 40 anni fa, nel 64 a Tokyo per dire, e non mi hanno dato la vittoria. Però quindi ho vinto i mondiali marzo, quindi il giro mediterraneo, quindi il campione europeo, quindi ho tanti tornei eccetera eccetera, quindi non è fondamentale. Però il giudizio degli altri è quello che è, quindi succede, la sportività dell'atleta è quella di accettare il positivo, il negativo, insomma, fa parte della vita. È vero che quello che ci sarà? Non c'è. È vero che quello che fa tutto che ci sarà? Sta sotto. No, anzi, se tutto mi sono andato, si sempre la lotta è quella, pure la scusa per dare. E uno magari non si può dire. Ci sono dei sport dove lottano in modo a contrario. Ma la lotta no. Però nella lotta bisogna sempre avere la supremazia. Poi la cosa importante per i ragazzi, noi attualmente, nella nostra federazione, come in Italia, abbiamo i ragazzi maschi addirittura. Abbiamo avuto in questo ultimo momento un ragazzo che ha fatto il secondo mondiale dell'Unione. Ha fatto testa a non c'è pericolo di farlo male. Riescono bene, anche fisicamente, ma la ragazza è andata a fare la fine e la modella. Dopo 5 anni di